Ciao, benvenuto, benvenuta anche oggi in questo mio nuovo video. Innanzitutto mi scuso se vedrete un po' il volto deforme o il mio linguaggio non sarà abbastanza sciolto perché ho appena terminato all'incirca un'ora fa di fare un intervento chirurgico alla bocca e per cui l'anestesia è ancora presente. Me ne scuso se vedete queste particolarità, è per questo motivo. Dunque, volevo fare questo svuotabottino, questo haul, per quanto riguarda la spesa che ho fatto ieri al negozio Mercato. E partirei subito con i prodotti, diciamo, freschi, i prodotti da banco frigo. Seguo lo scontrino, così almeno vi so dire anche i prezzi e non mi vado a impasticciare, a imbrogliare, a cercare e a perdere tempo per la ricerca dei prezzi. E partirei con la feta, questa qua, questa feta è già a cubetti, io la uso spesso da mettere nelle insalate. Oltretutto, la feta è una buona fonte di proteine e sì, anche grassi, ma. Le proteine e i grassi sono buoni in questo tipo, se vogliamo chiamarlo, di formaggio. Sgocciolato il suo peso è di 200 grammi e l'ho pagato 2,95 euro. Poi andando avanti, seguendo lo scontrino, yogurt, questo qua della Total, questo è 170 grammi, 0% di grassi. Ne ho preso due confezioni, questo lo mangio solitamente a colazione o come merenda o spezzafame o per fare anche la preparazione di biscotti, di torte, la uso proprio come ingrediente e l'ho pagato 1,28 euro. Poi, seguendo sempre lo scontrino, uova. Ne prendo sempre 4 alla volta, preferisco sempre averle fresche. E già avevo fatto un tipo un svuota la spesa alcuni giorni fa, in cui già vi avevo mostrato dell'acquisto delle uova e sono dell'Aia e queste le ho pagate 1,49 euro. Sono uova fresche, filiera garantita 100%, origine Italia e anche questo alimento fa parte molto spesso e frequente nella mia alimentazione. Poi a me le uova piacciono davvero tanto. Poi andiamo avanti, vediamo un po'. Insalata mista, come ho già detto, io la frutta e la verdura amo comprarla fresca, soprattutto in questa stagione ho sempre i miei fornitori, coltivatori che mi forniscono appunto di verdura fresca, frutta e verdura, ma ad esempio l'insalata, questi pacchetti qua, qualcuno nel frigo lo tengo sempre da averla pronta se non ho tempo di starla a lavare e preparare. E questa l'ho pagata 99 centesimi, marchio Selex. Poi andiamo avanti, vediamo cosa dice lo scontrino. Salmone. Il salmone è anche un alimento che mangio spesso, questo è affumicato, è vero sì che è salato, però lo faccio girare all'interno delle mie cose che mangio settimanalmente. Questa è una porzione da 50 grammi. È salmone scozzese, lavorazione artigianale, salato a mano, affumicato con legno di faggio, ricco di acidi grassi e omega 3. Il salmone fa molto bene, molto bene. E questo l'ho pagato 1,99 euro. Ne ho preso 3 confezioni, una l'ho lasciata forse nel frigo, comunque ne ho acquistato 3 confezioni. Poi, bresaola. La bresaola difficilmente acquisto il taglio fresco perché se la prendo col taglio fresco poi mi tocca mangiarla subito e per questioni di tempo e per avere sempre qualcosa nel frigo di scorta preferisco acquistare questa se capito al mercato, insomma in negozi diciamo di marca, griffati che fanno il sottovuoto preferisco prendere questa bresaola. Sono 70 grammi, perciò insomma in una settimana riesco a farla fuori perché tutto sommato sono 7, 14, 21, 2 etti e 10 di bresaola. E questa l'ho pagata 1,99 euro.
Ultimo prodotto fresco è questo parmigiano reggiano DOP prodotto di montagna. Dunque, io il parmigiano non lo compro mai a pezzi, a blocchi da 250 grammi o da mezzo chilo, poi dipende, ma solitamente non compro mai pezzi grandi perché starebbe troppo tempo aperto e si seccherebbe troppo, anche se ho la accortezza di sigillarlo e tutto quanto. Perciò se non ho proprio il desiderio di mangiare qualche bocconcino di grana o di parmigiano o di grana padano, quello che è, preferisco comprare queste buste con la loro zip richiudibile da mettere nella pasta o anche per dire in carpacci o in quello che mi va, su quello che mi va di aggiungerlo. È una confezione da 60 grammi, come ripeto, questa è la prima volta che lo prendo, questo marchio qua Ferrari, poi prodotto di montagna, non lo conosco, in seguito vi saprò dire com'è il suo sapore, se è un formaggio buono. E questo l'ho pagato 1,55 euro. Allora, i prodotti freschi sono finiti, li vado a ritirare e ci vediamo per vedere gli altri prodotti che ho acquistato. Eccomi qua. Allora, partiamo, io cerco sempre di dividere, di non fare troppa confusione fra i vari generi e direi di iniziare dalle farine, dai carboidrati per intenderci. E partiamo dalla pasta. Ho acquistato 3 pacchi di pasta, due questi qua, queste mafaldine che sono corte, integrali della Garofalo e le ho pagate 98 centesimi. A me piace molto la pasta integrale e soprattutto questo formato. Poi, invece, come altro tipo di formato di pasta della Selex, ho comprato questi fusilli qua, sempre integrali, mezzo chilo, e questi li ho pagati 65 centesimi. Andando avanti sempre nei carboidrati, il mio vezzo, la mia goduria sono, come avevo già detto già in un altro video, i taralli, quelli che avevo preso da Lidl. Non mi hanno fatto impazzire come sapore. Questi non li conosco perché questi non li ho mai provati. Ho preso i classici, semplici, né integrali, senza finocchietto, peperoncino, erba cipollina. Sono proprio i tradizionali, 400 grammi e li ho pagati 1,65 euro. Poi, sempre a livello di carboidrati, pane, non ne uso tantissimo, infatti io il pane fresco non lo compro perché ne mangio veramente pochissimo, però ogni tanto può capitare di avere bisogno della fetta di pane, insomma di avere del pane in casa, e perciò tengo sempre queste fette qua e queste sono di segale, 500 grammi e queste le ho pagate 1,99 euro. Poi, per la colazione o da mettere nello yogurt greco, da insomma arricchirlo, uso anche questi fiocchi di mais con grano saraceno, tipo i corn flesh. Hanno appunto farina di mais, farina di grano saraceno, sciroppo di riso, sale biologico. Vabbè, può contenere glutine, tracce di soia e latte e basta, ma comunque sono proprio basici, non hanno di zucchero e torno a ripetere, questi a colazione o per arricchire gli yogurt. È una confezione da 200 grammi e questi li ho pagati 1,34 euro. Andiamo avanti e qui dovremmo essere alla fine con le parti, diciamo, farinacee. Ho preso 2 pacchi Colussi, pane grattugiato da mezzo chilo. Voi mi direte, ma cosa ci fai con tutto questo pane grattugiato? Io in cucina ne uso pochissimo, magari quando faccio le verdure al forno, una spolveratina che dona un po' di croccantezza o anche, per esempio, quando faccio della carne o anche sulla pasta, una spolverata, ma proprio un velo di parmigiano, scusate, di pane grattugiato
conferisce quella croccantezza che a me piace. Poi vabbè, io ho gusti un po' particolari, ma di sicuro di due pacchi così io ci vado avanti mesi e mesi. Il discorso è un altro: in giardino, nell'orto, ho una coppia di merli che sicuramente da qualche parte hanno fatto il nido e ci sono anche altri uccellini come passerotti e altre razze di uccellini. Che da quando li ho abituati, che gli lancio magari qualche galletta o qualche pezzettino di pane, ormai hanno preso l'abitudine, si sono accasati, e perciò è già da diverso tempo che in un posto all'ombra nell'orto lascio una ciotolina, un sottovaso con del pane grattugiato e un sottovaso, un piattino con dell'acqua in modo che possano anche dissetarsi sempre con dell'acqua fresca. Anzi, vi dirò e vi chiedo se sapete cosa posso andare a comprare in un negozio per animali, per insomma questi uccellini che sono passerotti. Merli, cosa posso acquistare? Se me lo fate sapere, vi dico grazie. Che tipo di semenze possono mangiare? Così almeno sarebbe per loro un pasto più adeguato. E come ultimo pezzo a livello di farine, mini gallette di mais. Anche queste le uso al posto del pane, come spezzafame, se mi viene voglia un attimino, quella voglia di sgranocchiare qualcosa, di asciugare lo stomaco, poi voglia di mangiare qualcosa. Sono da 150 grammi, marchio Selex. E queste gallettine qua le ho pagate 1,59 euro. Poi, parte di farinacei direi che l'ho terminata. Come ultimi acquisti, che sono i miei immancabili, perché come ho già detto, io sono una mangiatrice veramente mostruosa di frutta secca, è la frutta secca. Allora, noci del Brasile, avevo già fatto vedere quelle acquistate dal Lidl marchio Alesto da 200 grammi. Queste sono fatina, frutta secca di qualità e questo è una confezione da, c'è anche scritto se poi magari vado a vedere, 250 grammi, quindi 50 grammi in più rispetto all'altra, l'ho pagata 4,99 euro. 5 euro, le Alesto, quelle che compro al Lidl, costano meno, ma se devo dirvi la verità, io le ho assaggiate anche queste. Non c'è alcuna differenza tra quelle del Lidl e queste di Mercato, marca Fatina. Ho provato anche a prendere, che ho assaggiato, che ne ho preso due pacchetti, sempre noci del Brasile, le Life, e queste le ho pagate 2,20 euro e sono 100 grammi. Allora, se devo fare una proporzione fra qualità e prezzo, sicuramente questo genere di frutta secca al Lidl costa meno e la qualità direi che è identica. Proprio non sento alcuna differenza né di croccantezza né di friabilità né di conservazione, è pressoché identica, cambia solo a questo punto il prezzo. Poi, arachidi. Questi qua proprio mi stanno in un dente, 50, 250 grammi. Questi li ho pagati, li ho pagati 1,44 euro. Sono piccini, non sono quelli giganti. Questi vi saprò dire come sono perché non li ho ancora aperti. Poi, nocciole sgusciate, anche quelle ne mangio veramente a go-go. Marchio Selex, 250 grammi. E queste le ho pagate 3,86 euro. Sicuramente da Lidl Eurospin costano meno. Non so ancora come sono di gusto, com'è la loro consistenza, la loro fragranza, vi so dire, ma ovviamente costano leggermente di più. Per ultimo, ho lasciato i datteri, che si sa che di questa stagione i datteri o li trovi così o vai da Natura Sì. Che però andiamo a detti e hanno dei prezzi veramente esorbitanti i datteri. Sempre fatina, non hanno zucchero, sono al naturale, la confezione è richiudibile. Rispetto a quelli che ho preso all'Eurospin, al Lidl, sicuramente c'è differenza perché si sente già proprio la morbidezza che sono morbidi, mentre invece quelli dell'Eurospin nella vaschetta con la forchettina
Ho dovuto poi farci dei biscotti, che ci ho fatto anche un video, ammollarli nel latte per poi utilizzarli per fare dei dolci, perché da mangiare così come snack proprio non erano buoni assolutamente. E questi li ho pagati 1,19 euro e 150 grammi. Bene, penso di avervi detto tutto, elencato tutto quello che ho acquistato. Mi sono girata perché mi sembrava di sentire dei rumori. Anche questo video oggi sarà un po' disturbato perché c'è un via vai di macchine nella via. Fatemi sapere voi sotto qui nei commenti se quei prodotti che avete visto oggi in questo video li acquistate anche voi, li conoscete, dove andate a fare la spesa, se trovate differenza di qualità da supermercato a supermercato, se vi trovate bene nei discount. Insomma, fatemi sapere le vostre impressioni per quanto riguarda la spesa. Io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito e se siete arrivati fino qui. E se il video vi è piaciuto, e spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se gli argomenti che tratto vi interessano. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e buona giornata. Grazie.